Caffè del Borgo. Per il terzo tempo c'è qui con noi il mister del Maggiora, Sebastiano Ferri, per un Maggiora che ha incamerato la seconda vittoria consecutiva in questo inizio di campionato comunque importante per il Maggiora. Mister, è arrivata la seconda vittoria, sono 6 punti in 2 partite. Andando a vedere però le gare in sé, sono state due partite, sia quella con il Baringo che quella di oggi a Montecrestese, in cui non è stato facile portare a casa questi punti. È vero, noi purtroppo lo sappiamo da luglio, che da quando abbiamo costruito la nostra squadra, che sarà sempre difficile, sempre così. Anche oggi quella Montecrestese è stata durissima, perché c'era veramente un agonismo pazzesco e abbiamo subito tantissimi falli, però poi alla fine l'abbiamo sputata, l'abbiamo vinto, anche se campo difficile. Però c'è da dire che con noi ormai sappiamo benissimo che tutta domenica sarà così. È importante comunque avere una squadra che anche nelle difficoltà, quando riesce a ottenere i 3 punti, li ottiene ugualmente, forte di una capacità tecnica probabilmente maggiore delle avversarie, ma anche un aspetto caratteriale non indifferente. Sì, c'è da dire che noi la nostra fortuna è quella che abbiamo dentro la nostra squadra 4-5 elementi di categoria superiore, e questi sono quelli che comunque danno la forza nei momenti un po' difficili. Oggi abbiamo visto, siamo andati in vantaggio 1-0, poi abbiamo subito l'1-1 e i vari Micheletti, Cordini, il portiere che ci ha salvato la partita, sono quelli che comunque danno la carica alla squadra per continuare a giocare, continuare a far bene, anche se, ripeto, secondo me sarà difficilissimo quest'anno per noi. In vetta alla classifica, oltre a Maggiora a punteggio pieno, c'è una delle avversarie più importanti di questo campionato, che fino alla fine vi giocherete probabilmente anche contro una squadra come la Dinamo Menia, ma c'è anche una sorpresa come il Branzac United. Quali possono essere, a tuo modo di vedere, le avversarie e comunque i pericoli maggiori che ci possono essere sulla strada della salita in seconda categoria? Io penso, come ben tu hai detto, sicuramente l'Omegna sarà una delle prime dove dobbiamo giocarci il campionato, e poi si sa già, il San Maurizio può essere un'altra di quelle, e penso anche il Varallo Pubia. Noi abbiamo fatto l'amichevole e li ho visti veramente una bella squadra. Il Baringo stesso, anche se oggi ha fatto solo 2-2, però noi l'abbiamo portato domenica scorsa, secondo me è una delle squadre ben attrezzata. È chiaro che poi, come dici tu, deve venire fuori il giocatore d'esperienza, il giocatore che comunque riesce a caricare la squadra, e questi sono quelli che fanno la differenza in questa categoria. Diciamo che noi, ad esempio, abbiamo visto oggi, è stata veramente dura per noi. Adesso domenica giochiamo con la Dinamo Menia, e penso che domenica si può già vedere comunque chi è più attrezzata o chi è più vantaggiata per vincere il campionato. Sarà una partita molto importante quella di domenica contro la Dinamo Menia, perché vi mette di fronte quelle che probabilmente sono le due squadre in questo momento che hanno qualcosa in più delle altre. Secondo te sarà una partita che si giocherà su che cosa? Ma io penso che questa è la classica partita che si giocherà sull'esperienza dei giocatori. Come tu ben sai, loro hanno dei giocatori più o meno come noi, Giusto, Lampioni, Cerutti, sono giocatori con esperienza e la minima che sbagli ti castigano. Dall'altra parte anche noi con i nostri giocatori Micheletti, Rissoni, Erbetta, Cordini in porta, abbiamo giocatori di esperienza, sicuramente penso che uno di questi giocatori sono quelli che decideranno la partita. Ti ringrazio molto, mister.